amici di Directa Sport, buona giornata dal Pala Longino di Cagliari, dove fra non molto si giocherà questa finale di Coppa Italia tra la squadra dell'Aquila Cus contro il Cus Cagliari. Sono due squadre molto giovani, sono qua già sul campo che si stanno allenando prima di ritornare qua in diretta per vedere questa partita che si giocherà tra due squadre che hanno fatto il loro percorso nel loro rispettivo campionato. La partita ancora una volta organizzata dalla FIPAV di Cagliari, queste finali territoriali tra due squadre che si giocano oggi una finale per poi giocarsi la finale regionale che sarà il prossimo 2 luglio al Pala Cus, con chi vincerà poi che si dovrà giocare le partite per la fase nazionale. Quindi un lungo percorso per le due squadre che si sono portate qua fino a oggi per giocarsi questa partita. Uno sport giovanile che continua sulle nostre trasmissioni, perché con gli accordi di Directa Sport con la FIPAV Cagliari, la FIPAV regionale, tutto lo sport giovanile del grande volley per tutti può essere un palcoscenico ancora una volta importante da vedere, perché quando si tratta dei giovani si parla sempre di un percorso lungo anche in questa stagione falcidiata per colpa del virus che ha bloccato tutte le attività, da quelle nazionali a quelle regionali, comprese proprio le giovanili, dei percorsi che sono stati molto lunghi e difficoltosi per tutto l'inverno, ma che fino ad ora hanno portato comunque a rispettare tutti gli appuntamenti che la federazione ha voluto portare avanti per portare avanti anche la crescita dei giovani e delle squadre giovanili. Dicevamo, oggi con questa finale territoriale tra la squadra dell'Aquila e il Cus Cagliari si parla di S3, sono ragazzi under 12, li vediamo che si stanno già scaldando sul campo. Fra non molto ci sarà il via alla partita. Allora, in maglia azzurra sono i tre ragazzi che giocano per l'Aquila, sono con il numero 14 Nicola Pau, con il numero 3 Luca Onnis e con il numero 5 Michele Sizia. Dall'altra parte il Cus con la maglia blu scuro e bordi rossi, con il numero 17 Tobia Derenzio, con il numero 7 Nicolo Argiolas e con la maglia numero 11 Mattia De Pau. Gli allenatori per l'Aquila: Manlio Pugeddu, un allenatore di lungo corso con grandi esperienze nella pallavolo, con un allenatore dalla categoria del terzo grado, quindi la categoria massima per gli allenatori, per lui esperienze internazionali a Mosca, a Berlino, anche in Finlandia, e a fine mese volerà in Svezia per la sua nuova avventura per un altro anno, ancora una volta per lui nei palcoscenici nazionali. Dall'altra parte il coach del Cus, Luca Vitali, che è anche giocatore libero della prima squadra del Cus, che anche loro hanno un settore giovanile molto importante, soprattutto in tutti gli sport, e da non tanti anni, ma comunque anche nella pallavolo la Cus Cagliari ha voluto essere presente. Allora, è quasi tutto pronto con i ragazzi in campo per questa partita, per questa finale S3 di Coppa Italia. Ricordiamo, come si diceva poco fa in presentazione, la finale regionale il prossimo 2 luglio al Cus, quindi anche per le due squadre ci sono degli step successivi importanti, con la possibilità di volare anche alle fasi nazionali, un percorso anche per i giovani, anche per i più piccoli, per questi ragazzi quasi tutti under 12, 11, 12 anni, che potranno continuare la loro crescita, il loro percorso anche in questo sport. Ecco gli arbitri con i due allenatori che sistemano le ultime cose con il pallone in mano. C'è già Nicola Pau per l'Aquila, che batterà questa avvio di partita. Per Nicola Pau anche la fascia di capitano, è lui che
capitano della squadra dell'Aquila. È quasi tutto pronto, gli arbitri sono già risaliti ed ecco qua il fischio con la battuta di Pau Valunga, il primo punto del match, quindi se lo porta a casa il Cus con la battuta. Vi ricordiamo che vince e che arriva prima a 15 con la possibilità poi per giocarsi al meglio dei tre set, quindi sono due set da 15, eventualmente il terzo set decisivo per determinare chi sarà il campione territoriale. Quindi siamo già sul 2-0, la ricezione ancora di Paola parte dalla parte opposta e poi c'è il punto di Nicolo Argiolas, 3-0, subito partono in col piede sull'acceleratore ragazzi di Luca Vitali. Adesso la battuta di De Renzio, l'alzata per il tentativo di schiacciata di Onnis, muta dall'altra parte, ancora un'altra opportunità di alzata, Paola mette giù, primo punto anche per l'Aquila, 3-1 il punteggio. Vedono già anche sprazzi di volley con le alzate, i tentativi di schiacciata per questi ragazzi che stanno procedendo nel loro percorso in questo sport. Eccolo Pau con il bagger, il secondo anche di Sizia, poi non riesce a trovare il campo Luca Onnis. C'è il quinto punto, 5-1 per il Cus, la battuta di Argiolas, ancora l'alzata dall'altra parte con alzata sbagliata, quindi 6-1 per il Cus. Ancora Argiolas in battuta, Paola tiene e poi c'è il punto portato a casa da De Renzio, riesce a trovare il campo opposto, 7-1 e ancora Nicolo Argiolas in battuta, sceglie la battuta corta, buona l'idea di Nicolo Argiolas per questo punto che vale il numero 8. E allora c'è subito il primo time out chiesto da Manlio Pugeddu, ci fermiamo giusto un istante. Ed eccoci di nuovo dal Pallalongino di Cagliari con i due allenatori che stanno impartendo gli ultimi dettami ai ragazzi che stanno tornando sul campo. Punteggio 8-1 per il Cus contro l'Aquila in questa prima finale dedicata al maschile per questo S3, la finale di Coppa Italia. C'è l'altro punto, punto numero 9 ancora per la squadra del Cus. Prova ancora l'alzata con la schiacciata per Pau e il punto va tutto per l'Aquila, 9-2. La battuta tiene ancora De Renzio, la mette dalla parte opposta, la salva Pau. E poi dall'altra parte Michele Sizia. Punto per lui, 9-3. Si scaldano adesso anche i ragazzi dell'Aquila con secondo punto consecutivo e la battuta di Onnis. Ancora De Renzio, mette dall'altra per De Pau. Ancora Pau, l'alzata di Argiolas. Dall'altra parte De Pau, che controlla ancora De Renzio, la schiacciata di De Pau con l'invasione di Nicola Pau e quindi il punto numero 10 per il Cus che va avanti adesso in battuta ancora con De Renzio. Buona la ricezione e poi il tentativo di schiacciata troppo lungo da parte di Michele Sizia, però buona anche l'idea di andare a schiacciare, si diceva anche questo fa parte del percorso
di crescita, tentare le giocate con le schiacciate come adesso quella di Mikolo Argiolas, giusta, cade a terra il pallone, poi sbaglia De Renzio la sua battuta. 12-4 ancora in favore del CUS, ancora 3 punti per il CUS oggi, ospiti dell'Aquila che organizza qui al Pallaloncino. Intanto il punto numero 5, una ricezione un po' difficoltosa, dà la possibilità all'Aquila di portarsi a casa il punto numero 5. Il bagger, l'alzata non funziona, l'alzata di Mattia De Pau. Il punto numero 6 per l'Aquila, con ancora Nicola Pau in battuta, è profonda, la tiene in qualche modo De Renzio, finisce fuori il pallone. Punto numero 7, ancora il capitano dell'Aquila Nicola Pau in battuta, battuta profonda, la tiene De Renzio, poi dalla parte opposta Sizia e poi il pallone che cade fuori. 12-8 e quindi coach Vitali ci parla su con i suoi ragazzi. E allora ci fermiamo giusto un istante, tempo del time out. Time out finito, finito anche per noi, due coach che si danno il gesto d'intesa, i tre ragazzi dell'Aquila e del CUS tornano in campo. Eccoci qua con la battuta di Nicola Pau, la tiene De Renzio, poi dalla parte opposta la controlla Luca Onnis per farla uscire fuori e c'è anche il recupero dell'Aquila. 12-9, solo 2 punti di svantaggio, prolungata la battuta di Nicola Pau. Ora è De Renzio, bravo a trovare lo spazio giusto in mezzo al campo, Tobia De Renzio. Punto numero 13, meno 2 per il CUS. Mattia De Pau alla battuta, la tiene. E poi è Sizia, ancora De Renzio, sempre Mattia De Pau. E poi la schiacciata con l'invasione di Nicola Argiolas, ma comunque buono il tentativo anche per lui. 13-10. In battuta Michele Sizia, la tiene Tobia De Renzio. Nicola Argiolas ancora per De Renzio, questa volta la tiene. Poi dall'altra parte il pallonetto, ancora contesa, si allunga lo scambio, uno scambio tra i più lunghi dell'incontro finora. Ancora Pau e poi dall'altra parte, bravo Nicola Argiolas a trovare il punto lungo linea. Punto numero 14. E allora il primo set è qui a portata di mano del CUS e ci riesce proprio lui, Nicola Argiolas, con una battuta perfetta. E allora 15-10. Si chiude il primo set per il CUS. Adesso una piccola pausa prima di ritornare qui. 15-10, primo set al CUS Cagliari. Eccoci tornati in diretta dal Pallaloncino di Cagliari, dove sono in campo Aquila e CUS Cagliari per questa finale territoriale della Coppa Italia S3 di volley giovanile. Sono i ragazzi under 12 delle due formazioni cagliaritane che si stanno sfidando qua nel Pallaloncino per
l'appuntamento più importante di queste fasi territoriali con il CUS che, dopo aver portato a casa il primo set 15-10, parte già con il piglio giusto anche nel secondo set 1-0 per i tre ragazzi del CUS. Li ricordiamo: Tobia Derenzio con la maglia numero 17, Nicolo Argiolas con la maglia numero 7, con la maglia numero 11 Mattia De Pau per l'Aquila, che adesso sbaglia la battuta con il capitano Nicola Pau con il numero 14, poi Luca Onnis con il numero 3, Michele Sizia con il numero 5. L'Aquila che si è avvicinata a questa finale territoriale dopo il girone con Vega Volley Dolianova, Guasila e San Luri, e la semifinale vinta proprio con Dolianova per arrivare qua e approdare a questa finale, dove si va sul 3-1 in questo secondo set proprio per l'Aquila. Tanto il punto è il numero 4 per un errore del CUS. CUS che è arrivato qui con la partita contro l'Audax. Tanti problemi anche per i gironi per questa annata molto difficile. Il girone del CUS aveva anche l'Azzurra, l'Audax, Quartuccio, Cortoghiana. Intanto il punto è il numero 3 per il CUS, 4-3 il punteggio in favore dell'Aquila, con una piccola contestazione su questo punteggio per capire a chi poi va il punto. C'è la correzione, quindi andiamo sul 5-2, cambiato la decisione, gli arbitri dal 4-3 hanno dato il punto all'Aquila, quindi 5-2 con la battuta di Michele Sizia. La tiene con la schiacciata di Mattia De Pau, bravo a trovare proprio la riga di fondo del campo dell'Aquila. L'Aquila è una delle società sportive di volley più antiche d'Italia, con il codice FIPAV numero 2, la società fondata nel 1944, è una delle più longeve con questa lunga tradizione nel volley, e anche i suoi ragazzi che oggi si giocano la partita con Nicola Pau, bravo a trovare il campo in profondità. Non ci arriva la difesa del CUS, 7-3 il punteggio in questo secondo set. Lungo Onnis, ancora Pau, bravo il capitano dell'Aquila. E allora per Luca Vitali è meglio parlare con i suoi ragazzi per provare ad arginare questo allungo 8-3 dell'Aquila. Allora ci fermiamo giusto un istante anche noi. Eccoci di nuovo dal Pallalongino, stanno tornando già in campo dopo il time out i ragazzi dell'Aquila, il trio Pau, Onnis, Sizia. Eccoli anche i ragazzi del CUS, Tobia Derenzio, Nicolo Argiolas e Mattia De Pau. La palla che andrà nelle mani di Luca Onnis per la battuta sull'8-3, il primo set era andato al CUS. E allora l'Aquila che prova a restare in partita, ma c'è la schiacciata efficace di Mattia De Pau, bravo a mettere in campo aperto il pallone del punto numero 4, come sono 4 i punti da recuperare per il CUS. Adesso diventano 5 con l'errore in battuta, quindi 9-4 il punteggio. Paola tiene l'alzata di Argiolas e poi di nuovo la schiacciata di Derenzio. Dall'altra parte la mette Luca Onnis. Derenzio che però sbaglia, quindi il punto numero 10
per l'Aquila, ancora Pau, De Renzio, il pallone dall'altra parte di De Pau, ancora De Renzio che non trova il campo opposto. Punto numero 11, l'Aquila che in questo secondo set ha allungato con il punto numero 12, ancora una buona battuta di Nicola Pau, non la tiene Mattia De Pau, allora ancora un'opportunità per allungare di nuovo. Tobia De Renzio avrà la possibilità ancora di un'altra schiacciata, efficace Tobia De Renzio. Quinto punto anche per il CUS. E poi il sesto con la buona battuta di Nicola Argiolas, la piazzata proprio nell'angolo dove non c'è potuta arrivare la difesa dell'Aquila. Sbaglia l'alzata Michele Sizia. Punto numero 7 per il CUS con la battuta di Nicola Argiolas. Ancora piazzata, la tiene in qualche modo Onnis. Poi la mette dall'altra parte proprio Pau. La schiacciata di Argiolas, di nuovo l'alzata, vince questo confronto, si danno anche il 5, Pau e De Renzio, il punto è per l'Aquila, 12-8. Sbaglia la battuta Nicolo Argiolas, 13-8. Ancora un turno di battuta per Michele Sizia. Due volte Mattia De Pau. In qualche modo buona la ricezione di Michele Sizia che la rimanda dall'altra parte. 14-8 e allora c'è il set point. Sono addirittura 6 per l'Aquila. Ne basta uno perché la battuta di Michele Sizia è perfetta. Quindi 15-8. Per l'Aquila che si porta a casa il secondo set e allora sarà decisivo il terzo set che sarà fra pochissimo qua in diretta sempre sul nostro canale Diretta Sport. Ci prendiamo una breve pausa anche noi in attesa del terzo e decisivo set. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo, in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Ed eccoci qua dal Pallalongino, questa prima delle due finali territoriali della Coppa Italia S3. Adesso i ragazzi dell'Aquila e del CUS fra non molto Alfieri Sublanu per l'S3 femminile, la finale tra le altre due squadre che oggi qua al Pallalongino si stanno giocando il titolo territoriale. Qua si è sull'uno pari tra Aquila e CUS, questo è il set decisivo con il primo punto che viene portato a casa dal CUS con la buona azione di Tobia De Renzio, e dunque 1-0 in questo terzo set decisivo per le due squadre. Finora il punteggio dice 1-1, intanto 1-1 anche nel terzo set con il pallone messo giù nel campo dall'Aquila che va a battere ancora con la buona battuta di Nicola Pau. Dicevamo 1-1 i due set finora, 15-10 per il CUS nel primo, 15-8 per l'Aquila nel secondo, e adesso tutto in parità con Mattia De Pau. Adesso il controllo per il capitano, bella questa salvataggio
di Nicolò Argiolas e poi non controlla la difesa dell'Aquila. Due pari, grande equilibrio anche tra le due squadre, con Tobia De Renzio a battere troppo lunga la sua battuta e quindi 3-2 il punteggio, con Michele Sizia in battuta, tiene Tobia De Renzio, l'alzata di Mattia De Pau, poi la schiacciata di Nicolò Argiolas che non va a buon fine. 4-2 per l'Aquila in questo terzo set decisivo. Michele Sizia, ancora Tobia De Renzio, l'alzata sempre per lui, non riescono i ragazzi in maglia rosso-blu a metterla dall'altra parte del campo. 5-2 e ancora una battuta di Michele Sizia, la terza consecutiva. A De Renzio l'alzata per Argiolas con un'altra buona giocata difensiva di Luca Onnis. 6-2 per l'Aquila, prende il largo anche in questo terzo set. Questa volta è troppo lunga la battuta di Michele Sizia. 6-3 con il Kus che vuole restare in scia, un Kus che si diceva lavora tanto con le squadre giovanili, il Kus che continua anche sotto la supervisione di Matteo Cogoni, che gestisce il settore giovanile per la società, coadiuvato appunto dall'allenatore Luca Vitali. Con il Kus che va a prendersi anche il suo quarto punto, 6-4. Questo terzo set decisivo per queste finali organizzate dalla FIPAL Cagliari. Adesso la battuta di Mattia De Pau, la tiene, l'alzata di Luca Onnis per Paul, grande salvataggio ancora di De Pau. In qualche modo il pallone sbatte sul nastro, ricade sul campo del Kus, quindi il punto è il numero 7 per l'Aquila, che va a battere ancora con Luca Onnis, bravo a mettere il punto numero 8. 8-4 in questo terzo set. C'è il tempo di stop, ce lo prendiamo anche noi. Eccoci di nuovo dal Palalongino, 8-4 il punteggio tra Aquila e Kus in questo terzo set, quello decisivo per queste due giovani squadre S3 under 12 dell'Aquila e del Kus, che si stanno sfidando per questa finale territoriale. Tanto la battuta di Luca Onnis la tiene Tobia De Renzio dall'altra parte, buono Sizia che ha la possibilità anche di rimetterla dall'altra parte, De Renzio, poi Pau due volte con il buon muro, si allunga questo scambio che però finisce in rete sul tentativo di Mattia De Pau. 9-4 il punteggio. La battuta, l'alzata di Nicolò Argiolas, dall'altra parte Pau non riesce a tenerla proprio Nicolò Argiolas e quindi il punto ancora per l'Aquila, che può gestire un buon vantaggio, però qua c'è l'invasione da parte di Pau e quindi 10-5 con la battuta per Nicolò Argiolas. Ancora Nicola Pau due volte, la schiacciata ci prova Tobia De Renzio a muro, niente da fare, è buona la schiacciata di Nicola Pau. 11-5 il punteggio, si avvicina alla linea del traguardo per l'Aquila. Il Kus può ancora recuperare, ci prova adesso con la difesa di Argiolas, poi Mattia De Pau dall'altra parte, Luca Onnis, ancora De Renzio, bravo
a metterla giù dove Michele Sizia non può intervenire. 11-6 ed è proprio Tobia De Renzio a giocare il pallone per il suo turno di battuta, controllato da Pau. Due volte ancora De Renzio e poi è bravo in girata Mattia De Pau. 11-7, rosicchia ancora qualche punto in più il Cus. Pau, l'alzata di Sizia ancora per Nicola Pau, il capitano dell'Aquila, che trova il punto numero 12, meno 2 per l'Aquila alla fine della sua partita. Ancora Nicolo Argiolas, va a rete. 13-7. Michele Sizia in battuta, poi riesce in qualche modo a rimandarla dall'altra parte, troppo largo il suo tentativo, quindi 13-8. Resta in vita il Cus. Non vogliono mollare i ragazzi di Luca Vitali. La battuta di De Pau, possibilità di schiacciata di Pau, bravo Nicola Pau, e quindi 14-8. C'è la possibilità adesso per la battuta di Luca Onnis di chiudere il match. La tiene De Pau, poi De Renzio la mette dall'altra parte, non si capiscono in difesa. Pau e Luca Onnis, e allora punto numero 9 per il Cus, aggrappato alla partita con Nicolo Argiolas. La mette dall'altra parte Pau per l'alzata di Sizia, ancora per Pau, la tiene bene ancora Argiolas, poi non trova Mattia De Pau, De Renzio, e quindi con il punteggio di 15-9 è l'Aquila a portarsi a casa l'incontro, a portarsi a casa il titolo territoriale di Cagliari. Complimenti anche ai ragazzi del Cus, a Tobia De Renzio, a Nicolo Argiolas, a Mattia De Pau per la loro buona prestazione. 15-10 era il primo set, poi 8-15 e 9-15 per l'Aquila a chiudere con il suo titolo. E allora per noi dal Pallalongino è tutto per questa prima parte, restate con noi perché fra non molto ci sarà anche la finale femminile Alfieri Sublanu e poi ci saranno anche le interviste da Matteo Piga ed Andrea Farris. Per il momento è tutto, ci vediamo più tardi.